amanti del cinema, io sono la Vero ed oggi parliamo di Spider-Man Un Nuovo Universo. Spider-Man Un Nuovo Universo è l'ultimo film prodotto dalla Sony riguardante questo personaggio. In questo caso però si parla di uno degli Spider-Man più recenti di questi ultimi anni, Miles Morales. Si vede la sua origin story di come è diventato Spider-Man, insieme alla origin story di altri 5 o 6 Spider-Man di dimensioni alternative. Esatto, è quel tipo di film ed è bellissimo! Mi aspettavo sarebbe stato bello perché comunque mi interessava la storia, l'animazione sembrava molto interessante, però non immaginavo arrivasse a tali livelli. Ragazzi, questo potrebbe essere il migliore film su Spider-Man mai fatto. Non sto scherzando. Senza alcun ombra di dubbio è il miglior film d'animazione di quest'anno. E adesso che l'ho visto voglio che vinca ogni singolo premio su questa terra. Cioè, avete presente quando in un film praticamente tutto quanto funziona? Questo è quel film. Perché a parte qualche cosettina qui o lì abbastanza insignificante, questo film l'avrei rivisto immediatamente. Lo rivedrei oggi, lo rivedrei domani. È spettacolare. L'animazione soprattutto è la cosa più vicina a portare veramente un fumetto sul grande schermo da probabilmente Sin City 300, per certi versi anche Scott Pilgrim. È della serie che ogni singola immagine potevi fermare il film e poteva essere un pannello. Certe immagini potevano essere uno di quei pannelli che prende un'intera facciata, un'intera pagina. Era così bello, colorato, pieno di energia e non dava fastidio. C'erano solo un paio di cosine, tipo alcuni personaggi in primo piano sembravano quasi stoppiati come se dovessero essere in 3D, e a un certo punto mi sono pure chiesta: ma aspetta, sto guardando la versione 3D per sbaglio oppure quella normale? No, era quella normale. Era solo un modo per dar profondità a queste scene senza rovinare l'effetto fumetto, immagino. Ma i momenti in cui l'animazione brilla veramente è durante le scene d'azione. Non vedevo l'ora che arrivasse un'altra scena d'azione per vedere cosa questo film avrebbe fatto. E a me la maggior parte delle volte delle scene d'azione non mi interessa più di tanto. Possono essere forti, possono essere interessanti, però vabbè, pazienza, quando è che finiscono qua? Oh mio Dio! Mi piace quando ci sono film d'animazione che fanno scene d'azione. L'ho detto con Gli Incredibili 2 e lo ripeto in questo film. Se una scena d'azione è animata, puoi fare quello che ti pare, senza che risulti strana, senza che risulti artefatta e senza mettere in pericolo attori o attrici. Perché è animato! Dai sfogo alla tua fantasia e questo film lo fa. L'intera battaglia finale era bellissima, stupenda, spettacolare. Sento che sto ripetendo tutto, non importa. Un'altra cosa in cui questo film riesce veramente è il non essere un film di stile sopra sostanza. C'è moltissima sostanza. E tutto questo parte da una grandissima sceneggiatura scritta, mi sembra, dai registi di Lego Movie, che riesce a far ridere nei momenti in cui deve far ridere, riesce a essere drammatica nei momenti in cui deve essere drammatica. Ha uno dei migliori camei di Stan Lee di sempre. Quel momento, quando è comparso Stan Lee, quasi mi ero dimenticato che questo era un film Marvel, mi stavo godendo il film, non ci stavo manco pensando. Quando è comparso e quello che dice in quel momento era veramente una stretta al cuore, è così pertinente al fatto che adesso non ci sia più. E mi sono quasi messa a piangere. Grazie a tutto quello che hai fatto. Veramente, chiusa parentesi, grazie. Ma soprattutto riesce a dar senso a tutti gli altri Spider-Man di tutte le altre dimensioni senza confonderti da morire. Tutti vengono caratterizzati e quasi tutti hanno un micro arco all'interno di questo film. Ragazzi, è un miracolo. Ma tutto ciò senza togliere il fatto che questa è la storia di Miles Morales alla fine, di come lui impari a usare i suoi poteri, di come lui cresca come persona. E ci riesce, e c'è anche quello. Ci succede di tutto in questo film, ma Miles rimane comunque sempre il perno, non viene mai messo in ombra da altri personaggi. Mi è piaciuto moltissimo anche vedere un Peter Parker un po' diverso da quello che abbiamo sempre visto in questi film. È invecchiato, è un uomo, e la relazione tra i due è una dinamica veramente interessante, proprio grazie a come è strutturata questa storia. Anche i cattivi di questi film funzionano tutti. Molti hanno grandi rivelazioni, molto interessanti, e non so cos'altro dire, questo è un film pazzesco, non ci credo. È uno dei migliori film d'animazione di quest'anno, se non
uno dei miei film d'animazione preferiti di sempre. Dovrò fare una lista prima o poi e questo sicuramente sarà su quella lista. È uno, se non il migliore film di Spider-Man di sempre, che parla sì di 8000 Spider-Man qua e là, però riesce ad avere una sua identità soprattutto grazie anche alla colonna sonora, il feeling, l'anima di New York che in questo film è ovunque. E per concludere, andate a vedere questo film, non ve ne pentirete e bisogna senza dubbio dargli l'attenzione che si merita. E quindi a Spider-Man un nuovo universo do 5 popcorn su 5. E voi invece che cosa ne pensate di questo film? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona e la campanella. Qua sotto potete trovare i miei social e per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!